Allora, ragazzi, buongiorno. Lui è Napoleone, il mio bassotto, ed è un maleducato. Ed è sordo. Totalmente sordo. Non è il mio bassotto, l'ho detto per semplificare, è il bassotto di mio padre, che me l'ha gentilmente mollato per la giornata. Insomma, oggi andremo a vedere alcune peculiarità di avere un cane sordo. Non vi aspettate nulla di trascendentale da questo video. Andiamo, Napo, andiamo a raccontarti. Tu gli puoi dire qualunque cosa, non se schioda, chiaramente. Napoleone è nato sordo, ovviamente non lo sapevamo quando l'abbiamo preso. Mi ricordo mio padre che andò a recuperare Napoleone e poi dopo un paio di settimane mi chiamò e mi disse: ma comunque Adri è proprio tranquillo, pacato, non abbaia mai, dorme come un sasso. E grazie al cane. Ci abbiamo impiegato ben 2 mesi a capire che era sordo. A mio padre è venuto il dubbio perché ogni volta che lo chiamava. E quindi abbiamo fatto questo esperimento che abbiamo letto su internet. Ci sono dei chiari svantaggi ad avere un cane sordo. Innanzitutto non lo puoi chiamare Napo, 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 Napo. Però al contempo lo puoi chiamare un po' come cacchio ti pare. Pino, Mario, Bobby, Fluffy, Gino, Diego. Bella ciccio. Ah, sei in ufficio? Che ne sono andato, sì. Ti vengo a salutare se vuoi, pranziamo insieme. Uno dei miei migliori amici, Felix, è alto quasi 2 metri. Dovete sapere che Napoleone odia le persone alte. Che c'ha il complesso di inferiorità. Come Napoleone. Come Napoleone. C'è un cane che dal balcone ha visto Napoleone. Napo superiore. Basta le buche, dai. Comunque noi gli parliamo come se ci sentisse. No, Napo? Vero? E questa è un'ottima palestra di vita, secondo me. Noi quotidianamente parliamo, 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 ma la gente realmente non gliene fotte un c***o. Ci sono principalmente 3 grandi difficoltà con un cane sordo. La prima è che ovviamente non gli puoi mai togliere il guinzaglio, perché è proprio un attimo che lui si distrae, vede un uccidino in un altro cane, scappa e se ti perde di vista l'hai perso. Il secondo è che devi stare attentissimo con le macchine. Lui, non sentendo, non percepisce proprio il pericolo delle auto. E la terza grande difficoltà è la sera. Quando diminuisce la luce, inevitabilmente lui, che dipende talmente tanto dalla vista, no? Si irrigidisce tanto. Quindi ecco, queste 3. Non togliere mai il guinzaglio, tenerselo sempre attaccato e portare pazienza quando si esce la sera. Comunque, la peculiarità del bassotto, e non parlo di questo modello qui che ha l'opzione sordità, la peculiarità numero 1, la bassezza. Questo fa sì che quando lui cammina fuori tutto il giorno, torna a casa che è lercio. E quindi dopo ogni passeggiata, il bassotto, sordo o udente che sia, tu stai a fare il vago, ma sai benissimo cosa ti aspetta. È tornato il suo padrone. Se dovessi dare 2 consigli, il primo, cosa consigli a uno che vuole prendersi un bassotto, e il secondo, se gli capita sordo? Ma innanzitutto cercare un allevamento serio, non come quello mio che mi ha dato un bassotto sordo. Il secondo, qual è la seconda domanda? Se poi ti capita sordo. Se poi ti capita sordo, amalo il doppio, perché veramente ne vale la pena. Più è sordo e più lo ami.